si parlerà di voi giovani come non mai. Se ne parlerà sui giornali, alle radio, alle televisioni. Nasceranno riviste appositamente dedicate a voi e tutti, politici, insegnanti, preti, banchieri, dirigenti, artisti, vi dedicheranno centinaia e migliaia di pagine, milioni di caratteri. Vi useranno come bandiere da porre a fianco dei loro manifesti pubblicitari. E voi, come vi porrete di fronte a tutto questo? Ora, io vi lascio un diario, o meglio, l'inizio di un nuovo diario. Ve lo lascio come eredità. A voi il compito di costruire una nuova nazione, con l'augurio che compiate azioni degne della vostra fresca e generosa novità. L'unico appunto che vi lascio è il primo articolo della Costituzione, perché credo nelle vostre forze e nel vostro intelletto, e credo nelle promesse di alcuni uomini che hanno lottato perché questo esista.